Prima di iniziare con il video, ragazzi, vi ricordo che alle 14.30 quest'oggi siamo in live su Twitch per finire Pokémon Rosso Fuoco senza centri Pokémon. La prossima settimana uscirà il riassuntone di questa esperienza, ma se volete fare un salto per godervi la parte finale, siete i benvenuti. Fatta questa brevissima intro, vi lascio subito al video. Per quanto ultimamente ci sia una sorta di odio reazionario verso la sua figura, è indubbio che Pikachu sia il Pokémon più amato di sempre. E attenzione non solo perché è protagonista dell'anime, ma anche per come all'interno di quest'ultimo si sviluppa il rapporto tra Pikachu ed il co-protagonista, nonché suo allenatore, ossia Ash. Il fatto che ad oggi in una certa fetta della community Pikachu sia vittima di odio non è dovuto alla sua centralità nel brand, ma alla sua onnipresenza, alle volte fuori luogo e ossessiva. Un processo simile, per intenderci, ultimamente sta colpendo Charizard, le cui costanti nuove forme e apparizioni hanno suscitato l'irritabilità di chi preferirebbe vedere investita della creatività su altre creature, magari anche secondaria. Su Charizard negli ultimi tempi sono piovute delle critiche che solo qualche anno fa sarebbero state impensabili. Ora, tutto questo per dirvi che l'odio che in questo periodo sta colpendo Pikachu è, per l'appunto, di questo periodo. Nei fatti, Pikachu molto probabilmente è stato il Pokémon preferito o uno dei Pokémon preferiti di chiunque abbia guardato l'anime. E questo perché è stato l'anime in primis a giocare la carta che poi è risultata vincente per l'intero brand, rendendolo ad oggi quello che è, cioè il franchise più redditizio al mondo. Nel rapporto tra Ash e Pikachu infatti si è visto per la prima volta il rapporto tra umani e Pokémon. Può sembrarlo, ma non è un'osservazione banale. Pokémon Rosso e Blu, per loro natura, non sono stati in grado di trasmettere che cosa fosse il mondo Pokémon, forse anche perché non lo avevano ben chiaro. E soprattutto non ci hanno dimostrato chi fossero i Pokémon, cosa rappresentassero davvero per gli uomini. Su Game Boy, insomma, come logico che fosse per una determinata tecnologia dell'epoca, il rapporto tra uomini e Pokémon ha avuto difficoltà a venire fuori. Tanto che le vendite di Pokémon Rosso e Blu ai tempi schizzarono grazie al successo che ebbe l'anime e non tanto per la qualità dei giochi in sé. Non è un caso che una delle feature più rivoluzionarie ed amate introdotte in Pokémon Giallo, che aveva lo scopo sostanzialmente di avvicinare al videogioco i fan fidelizzati con l'anime, sia quella del Pokémon accompagnatore, con il quale era già possibile ai tempi una rudimentale comunicazione fatta di box di dialogo e espressioni facciali. Pokémon Giallo, insomma, facendo quello che di fatto doveva fare, cioè canalizzare il successo dell'anime nel videogioco, ha dimostrato di aver compreso il motivo del successo di Pokémon. I Pokémon non potevano essere dei semplici mob, né tantomeno potevano essere delle creature di cui servirsi per diventare campioni o per completare una stupida collezione. È possibile, anzi a questo punto è probabile, che questa fosse l'idea originaria in realtà, dato che una recentissima traduzione di un post scritto nel 2009 da Takeshi Shudo, sceneggiatore che ebbe tra le mani l'anime Pokémon dal 1997 al 2002, ha dimostrato come lo stesso scrittore avesse in mente un finale tragico, per così dire, dell'anime Pokémon, all'interno del quale proprio i Pokémon, consapevoli finalmente di essere sfruttati dagli esseri umani, avrebbero intrapreso una ribellione contro questi ultimi guidata proprio da Pikachu sulle scie, di fatto, dello Spartaco dell'antica Roma. Ma dopo il successo incassato, ovviamente l'anime non poteva andare così. E i Pokémon soprattutto dovevano diventare, prima che creature da collezionare o guerrieri, dei compagni di viaggio. Sulla scia di quello che nell'anime è stato il rapporto tra Ash e Pikachu. Sintetizzando il tutto, Pokémon, per piacere alle persone, doveva accantonare la sua parte più barbara. Doveva, per così dire, trascendere la realtà di fatto, ossia quella nella quale effettivamente i Pokémon sono servi degli umani, e far sì che si creasse un legame sentimentale tra umani e Pokémon. Ma attenzione, non solo nell'anime, perché anche noi spettatori dovevamo empatizzare con i Pokémon, anche noi dovevamo considerarli degli amici. E se ci pensate, nella nostra infanzia è proprio successo questo. Tutta questa introduzione, se non avete staccato il video, ha senso, perché siamo finalmente arrivati a Cap Fu. E soprattutto siamo arrivati al perché questo Pokémon potrebbe diventare il più amato di tutti, o comunque il più amato da molti. Partiamo dai fondamentali. Come forse saprete, la prima espansione dei DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, intitolata L'Isola Solitaria dell'Armatura, avrà come protagonista Cap Fu, un Pokémon ritenuto leggendario. Una volta giunti sull'Isola Solitaria dell'Armatura, conosceremo Mustard, maestro del dojo presso il quale ci recheremo per allenarci, e sarà proprio quest'ultimo a consegnarci, in un momento in realtà imprecisato del nostro allenamento, Cap Fu, un Pokémon che secondo il sito ufficiale ad oggi abita le montagne di terre remote, presso il quale è stato condotto da gruppi di umani, verosimilmente
salpati da Galar, dato che si dice che un tempo Camfu viveva in questa regione, alla ricerca di nuove terre. In una teoria circa la seconda espansione, ossia le terre innevate della corona, abbiamo mostrato come lo stesso tema sia applicato a Miao di Galar, e anche come questa popolazione potrebbe essere molto più conosciuta di quello che crediamo nel mondo Pokémon. Se siete interessati, vi lascio il link nelle schede. Dopo questo video sapete cosa fare. Ora, ciò che mi ha in realtà colpito, in tempi tra l'altro abbastanza recenti, è la situazione davanti alla quale ci porrà l'isola solitaria dell'armatura. Il DLC, infatti, almeno dall'ottenimento di Camfu in poi, sembra accantonare momentaneamente la nostra squadra di Pokémon e costringerci a vivere un'avventura solo con Camfu. E a tal proposito, chi sostiene che i DLC non siano nient'altro che i contenuti tagliati dal postgame di Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sbaglia, e alla grande. In quale postgame ci è stato imposto di mettere da parte i nostri Pokémon e cominciare un'avventura con un altro? La risposta è ovvia: nessuno. Quello a cui assisteremo nell'isola solitaria dell'armatura è un unicum nella storia di Pokémon. Letteralmente una nuova avventura nello stesso gioco. Un incipit che si presta molto bene per un DLC e che al contrario stonerebbe in un postgame. Che poi Pokémon Spada e Pokémon Scudo abbiano un gameplay in single player molto scarno è un altro problema, è un'altra questione. Ma mischiare le due cose è errato, e dico questo guardando alla storia di Pokémon. Ora, questo chiarimento non è stato fatto con l'intento di polemizzare verso gli ipercritici del DLC, quanto per mettere in rilievo il fattore che a mio avviso renderà Camfu un Pokémon molto amato. La parola chiave del mio discorso forse è avventura. Con Camfu, ragazzi, noi non vivremo il continuo delle nostre avventure a Galar. Ne vivremo una completamente nuova, dove saremo noi Camfu e nessun altro. E insieme a questo Pokémon ci alleneremo, miglioreremo. Non solo, Camfu si evolverà in una delle due forme che di fatto sceglieremo noi quando decideremo se affrontare la torre pluricolpo o la torre single colpo. Ciò è molto indicativo, perché la scelta sarà nostra e alla fine del DLC Camfu sarà più simile a noi, più affine alla nostra personalità. Partire per un'avventura con un unico Pokémon che crescerà insieme a noi. Non so voi, ma a me questo concetto ricorda un po' le mie prime giocate a Pokémon. Quelle giocate nelle quali non ci si curava di costruire un team bilanciato, non sapevamo cosa fossero le nature e neanche ci interessava, non sapevamo cosa fossero le EVS, gli IVS, i typing. Sono quelle avventure frutto di un'innocenza infantile che vivevamo convinti che il nostro starter fosse in primis un nostro amico. E facevamo questo sulla scia del rapporto che avevamo conosciuto tra Ash e Pikachu. Non è un caso che i Pokémon che ci rimangono più impressi nella memoria siano paradossalmente quelli che abbiamo avuto quando meno comprendevamo di questo mondo. Quando abbiamo iniziato a conoscere le nature, i tipi, le EVS, gli IVS, il competitivo, i Pokémon sono passati da essere amici a strumenti. E nel fare questo, il legame affettivo si è indebolito. Al contrario, io ricordo con piacere le mie avventure a Sinnoh, la mia prima run a Sinnoh, nella quale eravamo io e il mio amico Empoleon contro tutti. Ricordo addirittura che di Empoleon io possedevo una carta del gioco collezionabile, e me la portavo appresso perché nella mia innocenza la associavo alla mia creaturina in pixel del videogioco. Ed è per questo stesso ragionamento che noi abbiamo apprezzato il Pokewalker o il Pokémon accompagnatore, perché avvicinava di più al nostro lato umano quelli che alla fine dei fatti sono meri dati di programmazione. Non so se mi spiego, era tutto così umano. Ecco, penso che l'avventura con Camfu, al di là di quella che sarà la sua reale difficoltà, possa essere un ritorno e una sorta di piccolo omaggio a quella visione del mondo Pokémon. Una visione spensierata, la stessa che ha invaso le nostre case sui teleschermi. Camfu sarà nei fatti un nuovo starter, ma in primis sarà un amico, con il quale, allenandoci, scalando una delle due torri, si instaurerà un legame molto simile, a mio avviso, a quello che abbiamo creato con il nostro Pokémon prediletto nelle prime fasi delle nostre giocate a Pokémon. E un forte contributo a tutto ciò proverrà dalle cutscene. Già, le stesse cutscene che all'inizio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ci hanno subito colpito, ci hanno subito fatto affezionare a quegli starter. Perché vedere sin da subito Grookey, Sobol e Scorbunny giocare ed esprimere il loro carattere ci ha permesso di empatizzare con loro. C'è una forte differenza di impatto tra un box di dialogo e una cutscene. In queste c'è, oltre che il cervello, il senso della vista e dell'udito al lavoro. E le cutscene di Camfu sembrano ancora più
più espressive di quelle che abbiamo visto con gli starter. Il Pokémon all'inizio si mostra diffidente, sembra temerci e tuttavia con Mustard poco dopo o poco prima, ancora non lo sappiamo, mostra tutta la sua velocità d'attacco. Aspettate, un Pokémon diffidente che però nel corso di un'avventura imparerà a legare con noi e conseguentemente diventerà più simile a noi. Dove l'ho già visto? Non credete anche voi che il modo in cui Kabfu si pone ed il suo successivo rapporto che si crea con noi sia analogo a ciò che abbiamo visto con Ash e Pikachu? E non abbiamo forse detto che è proprio quel rapporto la chiave per l'amore verso i Pokémon? Ecco, ripartendo dal titolo, io credo che Kabfu possa diventare il Pokémon preferito di molti, perché a differenza di tanti altri svilupperà un rapporto vero all'interno del gioco, un rapporto che vedremo alla luce dei fatti. E tuttavia questa riflessione sicuramente positiva sui DLC, quasi come fosse il destino dell'ottava generazione, non può non affiancarsi una riflessione negativa. Kabfu dimostra che dopo anni a Game Freak, ma soprattutto a The Pokémon Company, si è ancora consapevoli del perché Pokémon ha il successo che ha. E allora mi chiedo perché con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma in generale con i videogiochi Pokémon, non si spinga di più su questo fattore. A modo suo e con i suoi difetti, Pokémon X e Y lo hanno fatto. Il Lucario di Ornella dimostra, in perfetta sintonia con la sua lore, di percepire nel personaggio giocante un'aura particolare e dopo avergli dimostrato il nostro valore si unirà a noi. Motivo per il quale in Pokémon X e Pokémon Y è difficile non scegliere Lucario, perché con quel Lucario empatizzi. E al di là del nostro personaggio ce ne sono altri che sviluppano questo concetto. Azeta e Floette, Nardo e il suo Volcarona defunto, Iridio e tipo Zero. Tutti i personaggi amati perché di mezzo c'è quel rapporto uomini e Pokémon che ha reso Pokémon ciò che è. Mi chiedo perché non sviluppare meglio l'idea del Poké Camping anziché ridurla a due funzioni e tre frasi. Mi chiedo perché non lavorare sulla possibilità di cavalcare o di farsi seguire dai Pokémon facendo invece un MMO farlocco. Non mi fraintendete ragazzi, dei passi in avanti sono anche stati fatti, ma alle volte in concomitanza dei passi indietro. La feature dei Pokémon accompagnatori è illuminante, forse l'unico punto di forza di Let's Go era proprio il rapporto con i Pokémon, rovinato certo dall'immensa facilità che poi ne conseguiva il gioco. Allo stesso tempo vedere i Pokémon nell'Overworld a mio avviso risponde esattamente a questo concetto. Catturare un Elgiem al quale mi sono dovuto avvicinare lentamente per paura che si teletrasporti è molto più stimolante che catturarne uno nell'erba alta. E tuttavia poter utilizzare i miei Pokémon per abbattere alberi, solcare mari e quant'altro è molto meglio che avere una bicicletta multiuso o addirittura utilizzare Pokémon che non sono miei. È su queste cose che a mio avviso occorre lavorare per il futuro di Pokémon. Perché sono fermamente convinto che un vero fan di Pokémon amerebbe nel corso della sua avventura fermarsi di tanto in tanto a godersi quei piccoli momenti come il Poké Camping, insieme ai quali ritornare a essere bambino e vivere i Pokémon come creature e non come codici. Certo è che se queste features non solo sono ridotte all'osso, ma rendono anche immensamente facile il gioco al punto da tramutarlo in una barzelletta, siamo punto a capo. Non so, forse è anche difficile convincere un fan di 20 anni di Pokémon, perché ci sono tante cose che io vorrei vedere nei giochi Pokémon. Vorrei avere un minimo di difficoltà, ma allo stesso tempo vorrei potermi fermare e godermi quei piccoli momenti per tornare bambino. Vorrei poter rivivere le mie dolci illusioni infantili, ma anche vivere una bella trama, conoscere dei bei personaggi, scoprire una bella lore. Non so, al di là di ciò, per come la vedo io, su Kabfu si sta lavorando bene. Vedo una bella caratterizzazione, intravedo una certa lore e soprattutto vedo il rapporto tra umani e Pokémon, forse mai come oggi così tanto esplicito nel videogioco. È ancora tutto da vedere ovviamente, i DLC usciranno a breve e a quel punto parleremo con più cognizione di causa. Ma quantomeno per il momento sono convinto che il mio compagno di avventura sarà effettivamente tale. Per il resto mi auguro che la difficoltà non sia eccessivamente semplice, ma anche se fosse ci sarà il competitivo, virerò lì e amen. Per il resto io non vedo l'ora di mettere le mani sull'isola solitaria dell'armatura e soprattutto non vedo l'ora di conoscere Kabfu, sperando che una volta finito il DLC si possa parlare di tutto ciò in maniera positiva. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti, vi invito inoltre a passare da Twitch perché streamo lunedì e venerdì alle 14:30 e soprattutto siamo in live questo pomeriggio per finire Pokémon Rosso Fuoco senza centri Pokémon, quindi mi raccomando per quell'ora vi voglio lì. Per il resto vi invito anche a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo
in un prossimo video.